Nuova puntata di Quattro Amici al Bar, questa volta all'indomani del successo del Foggia, secondo consecutivo in casa. Mi sorprende l'arrivo dell'avvocato Michele Pietrocola, perché ricordavo non dovesse venire oggi, però meglio se... Ahimè, ai noi. Ai lui, ai te. Ai, hai voglia da dire. Saluta tutti, Urbi e Torbi. Per carità, quando vuoi, sei senza microfono purtroppo. C'è una sottile allegria, non mi piace, chissà perché. Detto questo, due vittorie consecutive del Foggia, la prima 5-1 contro la Virtus Francavilla, la seconda 3-0 contro il Messina. Esatto. Sono tre consecutive, 7 risultati utili. Specificavo casalinga, certo. Un ritorno nelle orecchie. È vero, ce l'ho io ed è abbastanza fastidioso, quindi non c'è Ruggero Alborea che ci fa il riassunto della puntata precedente, però abbiamo tantissimi ospiti, adesso scegliamo chi ce lo fa. Si è proposto in chat l'amico Giovanni Vigilante, però prima salutiamo un attimo i presenti. Si tratta appunto di Giovanni Vigilante e Peppino Baldassarre, che al suo fianco c'è Rocco Soleti alle spalle. E Peppino, avere Rocco S alle spalle è sempre un problema, vicino annuisce. Vicino a lui abbiamo anche l'avvocato Michele Pietrocola, buongiorno. Il mister della trasmissione è Alessandro Sciarappa, mister del Monteverde, che ieri è entrato ufficialmente nei playoff nonostante una gara da recuperare nella seconda categoria campana, girone D. Ha battuto in trasferta il Bonito, che era quarto in classifica, lo ha scavalcato, ha preso il posto appunto del Bonito e l'ha fatto con una partita particolarissima, perché aveva a disposizione della formazione titolare solamente 8 calciatori, alcuni rincalzi e molti giovani, è andato a vincere, è andato a espugnare un campo difficile come quello di Bonito. Gianpaolo Di Mardi, che subito rifà l'elogio. Posso dare lo scoop iniziale di il mercato? Scoop. Voi sapete che il Taranto sta per perdere l'allenatore. Io ho saputo, sta per cambiare allenatore, da fonti certe, che qui vicino potrebbe essere il prossimo allenatore del Taranto. È ciullo, è lui proprio ciullo. Perché Ugolotti ha rifiutato. Ha rifiutato Ugolotti, beh, una situazione a Taranto un po' complessa, però sicuramente un avversario da temere, perché il prossimo, lo ricordiamo, in ordine di calendario, allo Iacobone, si tratta della gara di sabato prossimo alle ore 14.30, perfetto. E saluto Dulcis in fondo, ma insomma stiamo parlando di un personaggio importante per noi, un grande amico soprattutto, Renato Martino. Ciao Renato, grazie. Dagli sempre il microfono. Buongiorno e bentrovati. Grazie per essere tornato. Mancavi un po' da questa trasmissione, perché sì, ti abbiamo trascinato in un'altra, quella del buon Guido, che si è lasciato esplodere come sempre accade il venerdì sera prima della partita. Detto questo, mentre Mano parte sventolando foglietti con le ordinazioni, abbiamo visto qui andarsene. Riassunto dalla puntata precedente, non più alla mia destra ma alla mia sinistra, con Giovanni Vigilante. Vai. Sintetico come hai fatto con me via chat. Primo tempo 0-0, intervallo cazziatore di Stroppa e poi 3-0 nel secondo tempo. Io ammiro una sintesi del genere, non arriverò mai a fare. Quando uno è ermetico. Allora, iniziamo dalla formazione. A sorpresa Vacca in panchina e Agnelli titolare nel centrocampo con Deli e Agazzi, in attacco confermato il tridente Mazza, Mazzeo e Chiricò. Il Foggia parte contratto con un Messina che chi l'ha visto con gli due autobus e chi l'ha visto invece molto aperto e aggressivo. Comunque il Foggia ad avere la prima occasione con Chiricò, portiere Berardi devia magistralmente in calcio d'angolo. Il Messina si fa sempre più preoccupante sulle ripartenze, Milinkovic fa soffrire e non poco i difensori foggiani, cade nella trappola. Scusami, anche perché è stato bravo Lucarelli a un certo punto, perché Milinkovic è partito a sinistra, lo ha spostato a destra dietro Rubin, che spingeva molto, e ha in quel momento limitato un po' anche le discese di Rubin, e lo stesso Milinkovic due occasioni se le è create. Scusami se ti interrompo. Rubin, che tornerà poi da campione, da par suo, nel secondo tempo a fornire un assist preziosissimo per il primo gol di Mazzeo. Ma andiamo con ordine.
al 37esimo errore di Coletti sulla fascia sinistra, quasi a centrocampo, sbaglia a restituire il pallone a Guarna, ne approfitta Milinkovic che mette il turbo, arriva sulla fascia, la palla finisce ad Anastasi e lì c'è il capolavoro di Guarna, una parata che vale molto più di un gol secondo me. Si va negli spogliatoi, gli animi, alcuni dicono che gli animi si sono un pochettino surriscaldati, penso che Stroppa abbia tirato fuori il carattere che non gli abbiamo sempre riconosciuto, ma gli abbiamo sempre riconosciuto anche una certa signorilità che contrasta quindi con altri allenatori molto più sanguigni, che sembrano molto più sanguigni. E poi il Foggia, il secondo tempo, si riapre sempre con il Messina pericoloso, un'azione sempre sull'asse Milinkovic-Anastasi, palla per Da Silva che per fortuna dei colori rossoneri spara sull'esterno della porta da una posizione vantaggiosissima. E finisce qui la partita del Messina, perché un po' per secondo me demeriti proprio della squadra peloritana, ma soprattutto per i meriti del Foggia. Al 57esimo inizia l'1-2 ferale e fatale per i colori giallorossi, parte Rubin sulla fascia sinistra, cross proprio millimetrico per Mazzeo che va in doppia cifra. Passano altri due minuti e i Satanelli raddoppiano grazie forse alla sorpresa piacevolissima del mercato di riparazione, quel Francesco Deli, quel Ciccio Deli che in area supera un uomo e batte Berardi per il 2-0, e alla fine arriva anche il 3-0 tanto agognato dal presidente Sannella, che l'aveva pronosticato alla fine del primo tempo. Dice finirà 3-0, così è stato, sempre tiro di Deli. Palumbo, un giocatore un difensore del Messina, a Grifoni al primo tempo, il Grifoni infortunato uscito anche abbastanza tra gli applausi serio, tra l'altro, dello Zaccheria in barella, e infortunio abbastanza serio se non erro, frattura tibia e perone. Invece per quanto riguarda Palumbo, Cincischia con il pallone finisce oltre la linea per l'arbitro e il suo collaboratore, il portiere Berardi fa un estremo tentativo ma sembrerebbe aver superato totalmente la linea di porta, e così 3-0 e finisce la partita. Tra l'altro ci sarà anche un'espulsione per il Messina, Madonnia si farà espellere più per un fallo più per atteggiamenti di frustrazione che per altro, e il Messina se ne va a casa con questi tre gol su groppone, con un Lucarelli comunque abbastanza felice almeno per i 60 minuti, per la prima ora dove ha visto un Messina abbastanza esplosivo. Stroppa ha visto un Messina invece con due autobus, ma di questo penso che ne parleremo adesso, due autobus piazzati davanti l'area. Scusami, sono stato prolisso. Perfetto, vado da Renato perché questo è l'occhio della tribuna stampa, invece della tribuna VIP abbiamo quelli di Renato, e dacci la tua impressione, come hai valutato la partita, ti trovi d'accordo con Giovanni, e soprattutto no, secondo te Pullman o no? O il Messina la fotografia di Gianni sicuramente fedele, quello che io credo invece è che il Messina abbia optato, come infatti aveva preannunciato Lucarelli, nel giocarsi la partita, perché al primo tempo comunque il Messina ci ha provato, ha avuto anche delle buone occasioni che per fortuna sono andate per l'abilità di Guarna in quel tiro di Anastasi, e anche comunque per piccole imprecisione nel Messina, però il Messina le occasioni le ha avute. Io credo che sicuramente il Foggia abbia dormito il primo tempo, e io ho visto un Foggia completamente diverso rispetto al sabato precedente contro il Francavilla. L'aveva presa forse un po' troppo calma, voleva ragionarci troppo sopra, e soprattutto ho visto, scusatemi, tre colpi di cuore di Tommaso Coletti, che ha fatto tre errori che una squadra avversaria capace e cinica avrebbe trasformato in tre perle. Sì, era proprio veramente. Quindi, ma gli errori di Tommaso, che io apprezzo molto per i suoi lanci lunghi, l'apprezzo per la sua capacità di leggere in anticipo le azioni
era veramente per nulla concentrato, e questo a mio modo di vedere è stato l'emblema del primo tempo. Poi nel secondo tempo sono perfettamente d'accordo, ho pensato la stessa cosa, cioè il nostro grande mister Stroppa sta cominciando a capire che troppo signore non si può essere e qualche volta bisogna dare il senso pratico della cosa. L'ha dimostrato anche sabato in conferenza stampa, dove comunque ha mantenuto un contegno da signore, avrebbero reagito in maniera differente. Altro. Però io credo che... vabbè, poi parliamo, c'era un testimone oculare, lascio la parola a lui. Io credo che si possa essere aggressivi ma con stile, perché lo stile non abbandona mai la persona, il personaggio. E non si dice look al posto. Sì, no, bisogna sapere, bisogna essere, arrabbiarsi con stile. Perdere e vincere con stile, lo stile fa parte della persona, l'umore è il momento, fa parte del momento, per cui se uno riesce a gestire le proprie emozioni con stile, secondo me non fa altro che confermare la qualità del personaggio. E comunque per me Stroppa sta facendo un buon campionato, magari ci ritornerò dopo quando avrò nuovamente l'opportunità di fare alcune... No, perché sinceramente un allenatore che si è trovato, scusatemi, a gestire una squadra poco prima preparata per un altro allenatore, con un altro gioco, si è trovato a doverla gestire all'inizio del campionato e è arrivato dove è arrivato, credo che sia comunque una persona intelligente. E forse indebolita capisce rispetto alla gestione e precedente. Bisogna dargliene atto, comunque vada, questa è la mia opinione. Scusate, la tosse capita qualche volta. Pertanto, d'accordissimo con te, e sono convinto che a Taranto sabato prossimo noi andremo a disputare una partita veemente, anche perché il Taranto ci sta aspettando, perché tutti aspettano il Foggia, e se noi ci convinciamo di questo dobbiamo anche capire che dobbiamo approcciare le partite con un certo piglio, una certa capacità di reazione immediata. Vado da Giampaolo, a parte il fatto che mi ricollega a quello che ha detto giustamente Renato, perché squadre che hanno una caratura tecnica diversa rispetto al Foggia possono giocarsele certe partite, soprattutto sulla grinta e sulla determinazione, sul cercare di mettere in difficoltà il Foggia in questo senso. Vado da Giampaolo, parere sulla partita, ma prima siamo in debito con chi ci ascolta di quello che è successo. Semplicemente poi senza fare nomi, mettere in mezzo, è successo che durante la conferenza stampa, che si sviluppava devo dire anche interessante rispetto anche ad altre volte, e a un certo punto è squillato un telefono, un collega ha cominciato a parlare, ma insomma in maniera abbastanza prolungata durante la conferenza stampa al telefono, e il che Stroppa si è fermato un attimo e ha detto per cortesia, e lui si è scusato. Non appena Stroppa ha detto questo, due minuti dopo altri due colleghi invece del telefono tra di loro hanno cominciato a parlare e hanno parlato, diciamo, con insistenza, e si sentiva questa pentola di fagioli che borbottava, al che Stroppa ha chiuso la conferenza stampa. Appena si è chiusa la conferenza stampa si è alzato abbastanza risentito e ha detto ragazzi così non si fa, lo dico in termini ovviamente bonari, ha detto anche insomma dovesse succedere in maniera abbastanza alterata, e io ripeto con tutte secondo me le ragioni, ha detto vabbè insomma la prossima volta mi alzo e me ne vado. Quindi Stroppa secondo me è un allenatore che, come posso dire, è un signore, perché è di una educazione sopra la media rispetto secondo me all'ambiente del mondo del calcio, e anche qualche allenatore visto transitare da queste parti negli ultimi anni, ma detto questo però non è un allenatore privo di grinta, di cattiverie. Io mi ricollego a quello che hai detto tu adesso, Domenico. Stroppa è sempre stato molto chiaro anche prima del mercato, dice noi siamo una squadra molto forte con dei valori, indipendentemente ripeto dal mercato, molto forte, ma sono valori che possono venire fuori esclusivamente quando noi giochiamo con le altre squadre alla pari dal punto di vista della determinazione e della cattiveria. Cioè è chiaro che si parte da una base, il Lega Pro, di cattiveria e determinazione che deve essere uguale per l'Andria, la Vibonese e per il Foggia. Una volta che quella grinta e quella cattiveria è uguale per Andrea, Fibonese e Foggia, c'è la differenza tecnica che fa sì che il Foggia le possa vincere tutte, in particolar modo contro queste squadre. Nel momento stesso, ed è capitato probabilmente in qualche partita del girone d'andata,
Nel momento stesso in cui tu abbassi il livello di concentrazione, di determinazione, di cattiveria, neanche l'aspetto tecnico poi risalta, cioè non puoi fare la differenza. E questo è chiarissimo, e faccio riferimento a quello che hai detto tu a Taranto, perché effettivamente le armi, le uniche forse armi che ha il Taranto in questo momento sono la cattiveria, la voglia, perché dal punto di vista tecnico oggi tra Taranto e Foggia c'è una differenza nettamente superiore a quella, per esempio, secondo me, che c'era all'andata. Allora, tutti state aspettando, o meglio chi ci ascolta sta aspettando anche il parere di Peppino, perché no, con questo che non faremo sentire, quindi pa, no, con quella faccia che aveva prima Peppino proprio in un programma, no, perché il Foggia è primo in classifica, è tornato primo in classifica in attesa che si giochi il recupero, il posticipo tra il Catania e il Matera. Non voglio farti parlare adesso perché voglio lasciarti come zuccherino finale, però non so, vi ricordate il film di Renato Pozzetto, Zuccherone? Esatto, scusami, hai ragione. Vi ricordate il film di Renato Pozzetto? Datemi il titolo, quello dove gli fanno fare le varie pose, dice felice, sorridente, arrabbiato, e lui fa sempre la stessa faccia, no? Però ti chiedo, ci fai, nel frattempo tu lo trovi. No, forse te lo dico io, se non ricordo male dovrebbe essere Ragazzo di Campagna. Dici? Non lo so, non lo cioè, so, forse così. Non è quello. Però, Peppino, fammi solamente la faccia, senza parlare, la faccia che esprime il tuo stato d'animo in questo momento. No, Peppino. Sì. Ma ascolta, noi prima di tutto stiamo pregando proprio per diventare domani sera secondi solo per differenza reti e non per punteggio. Cioè che il Matera riesca quantomeno a pareggiare a Catania, ricordiamo che il Catania ha la difesa meno battuta con 18 reti subite, e quindi questa è la prima cosa da dire. E poi credo che in difesa dobbiamo lavorare tantissimo, perché non sempre Guarna ci può mettere una pezza, perché non sempre qualche altro giocatore può recuperare sugli errori di qualcun altro. Questo è giusto, e fai bene ad essere, come dire, perfezionista, perché si può e si deve migliorare. Non è questione di perfezionismo, se io ho 10 punti avanti me ne impiccio della difesa che adesso faccio il Peppino. Cioè, se il Foggia le vince tutte da qui alla fine. Ah, se il Foggia è matematicamente promosso, perché affronta in casa il Lecce e il Matera, ormai la Requestabia è 6 punti sotto, e però vincerle tutte. Ora io non vado neanche a sindacare sul fatto la serie positiva, io sono felicissimo che il Foggia sta vincendo in casa, perché in casa si è inguaiato, per i punti persi in casa il Foggia non è primo ma con tanto vantaggio. Ora sono contento di questo, poi non le vado neanche a contare, perché la cosa più sciocca, contare le vittorie consecutive, l'Inter ne ha vinte 7, perché in queste 7 ha giocato col Pescara, come ha giocato con la Juventus, è finito l'Inter. Perché? Perché se la Juventus l'avesse avuto nella quarta, quinta partita di queste 7, non faceva quella serie di 7 risultati. È tutto relativo rispetto agli avversari. Ora stai giocando con le stesse squadre che hai battuto all'andata e ne stai ribattendo al ritorno. E ti dirò di più. Una mano. Acqua. No. Sì. Ti dirò di più. Dei 50 punti, 24, cioè quasi il 49%, abbiamo fatti solo contro 4 squadre. 6 per 4, 24. Le ricordi a memoria? Vibonese, Taranto, no scusa, magari, è un augurio. Vibonese, Messina, Francavilla e c'è l'altra poi che non. Siracusa, esatto, queste sono. È anche vero che siamo alle prime giornate di ritorno, quindi noi, più di quello che abbiamo fatto non si poteva, però le altre squadre i punti li fanno un po' più sparpagliati, come diceva una persona, li vanno a prendere anche contro squadre più dure, insomma. Noi comunque per il momento siamo ben felici e auguriamo sempre buon lavoro a Stroppa, perché del lavoro ce n'è tanto da fare, la difesa va registrata e ripeto, il primo tempo dove gli hanno fatto un processo quasi a Stroppa in sala stampa, invece penso che Stroppa non è da processare per il primo tempo, la partita l'ha preparata bene, la squadra è entrata in campo col piglio giusto, l'approccio non è stato sbagliato. È successo che in uno sport di squadra dove si gioca in 11, a volte un undicesimo, a volte un altro undicesimo ha sbagliato un passaggio, cosa che può capitare.
anzi è da elogiare la squadra perché nonostante gli erroracci di qualcuno è riuscita a non prendere gol. Però guarda, non è che sempre ci può salvare a quella maniera. Ed è stato un primo tempo in cui anche il Foggia ha avuto le occasioni, le squadre erano un po' lunghe. Questo Pullman non tanto l'ho visto, io ho visto il Messina ripartire spesso e il Foggia comunque ha tenuto il campo. Poi, avendo anche fatto correre a vuoto l'avversario, alla fine l'ha asfaltato come aveva asfaltato prima il Francavilla. Cioè ha fatto il Foggia quello che la Juve fa, ma la Juve lo fa nel primo quarto d'ora allo Stadium, fa due gol e poi si allena. Il Foggia l'ha fatto col Francavilla. Col Messina ha fatto due gol in due minuti, però ha dovuto aspettare quasi la metà del secondo tempo, dove ancora una volta Mazzeo è stato molto intelligente. Cioè non è il fatto che segna, a segnare ci mette meno fatica perché lo mettono in condizioni di far gol. Il merito più grande di Mazzeo è la sua intelligenza tattica, si sa muovere benissimo e soprattutto fa capire al compagno dove gli deve mettere la palla. Gli altri che avevamo prima, neanche per l'anticamera del cervello, stavano là e vegetavano in campo. Mazzeo è molto intelligente tatticamente. Poi stranamente a Benevento era in panchina e adesso non sappiamo se c'era gente più forte di lui e quindi non giocava, se aveva problemi con Auteri e quindi non giocava, se aveva problemi anche fisici perché li ha avuti a Foggia. Può darsi che a Foggia si abbia trovato la sua dimensione, a parte che c'è un quoziente di 0,71, adesso voi troviamo i numeri, ma 0,71 è assai. Infatti. E attenzione, però questo quoziente non prendetelo per oro colato, perché il quoziente retico, come la media inglese, è più facile che peggiori che non che migliori. Cioè ti bastano due o tre partite che tu non segni, il quoziente reti sprofonda, è ovvio, no? è un fatto aritmetico. Però la storia di Mazzeo mi ricorda un po' il gigante di Barletta, che quando arrivarono il Mazzeo che non gioca a Benevento, dico, non Mazzeo di fuori, Mazzeo che non gioca a Benevento, mi ricordo la storia del gigante di Barletta, perché quando arrivarono i nemici, mi pare fosse di Sanaceni, che volevano prendere la città, Eraclio disse, ci penso io, andò fuori e si fece trovare che piangeva sul ciglio della strada, piangeva, e allora il nemico anziché chiese, ma che è successo? Mi hanno cacciato, e perché sono più piccolo, e qui le sono furirne. Quindi evidentemente era, può darsi pure che era in panchina perché era il meno bravo rispetto a quelli che aveva. Comunque la storia è questa, che questo 0,71 è importantissimo, a parte che vabbè, risaputo che non c'era, c'è uno 0,57, 0,59, però dobbiamo anche dire che il grande Iemmello in due anni ha fatto 0,62 e in questo momento Mazzeo è a 0,71. Per quanto riguarda i quozienti, è chiaro che il migliore di tutti è Marchionneschi, 1,07, una cifra stratosferica, seguito da Bellotti che fu quello che prese il posto di Marchionneschi a 1,04, e poi c'è Geraci a 0,77. In questo momento Mazzeo è il quarto della... però si parla sempre prima della... no, Geraci forse nel dopoguerra, ma gli altri sono degli anni 30, Geraci è venuto dopo la guerra, quindi questo 0,71 è importante. Ma così come i numeri di Stroppa, allora tutti quelli che la nostalgia di De Zerbi, che poi giusto per citarlo, male che va, domani sera siamo sempre la miglior seconda perché abbiamo 50 punti. De Zerbi in due anni, però due anni completi, e diciamo anche che il primo anno l'obiettivo era la salvezza, attenzione, ha fatto 1,84 di media punti. Stroppa in questo momento è a 2,08. Anche questi sono dati più peggiorabili che migliorabili, perché il pallone, insomma, è così. Però e Mazzeo a quota 10 ha raggiunto gente come Germinale, Rolla, Garzelli, Desolati, lo stesso Mazza che è un suo contemporaneo compagno di squadra, Greco e Agodirini, al 101° posto, mentre al 39° posto le presenze, lo Iacono a quota 32 raggiunge Garzelli, che salutiamo perché spesso ci segue. Al 32° posto? No, al 39° posto, con 132 presenze ci sono lo Iacono e Garzelli. E alla fine sempre, peccato che non c'è l'ingegnere Alborea, perché lui mi prende sempre in giro sul fatto dei gemelli del gol. È chiaro che salgono a quota 18 le reti dei primi due marcatori del Foggia, Sarno e Ferma 8 per Pubalgia, Mazzeo è arrivato a 10 e sono stati eguagliati non tanto
coppie di serie C, un paio, ma tre coppie di B, adesso ve le dico tutte. Nel 18 rating 2, nel 33-34 Pavanello 11 e Fioravante Baldi 7, ed era il primo campionato di B del Foggia, che si salvò. Il Foggia andò in serie B nel 33 con Bellotti centravanti, che prese il posto appunto di Marchioneschi. Poi in serie C nel 42-43 9 reti a testa per Bertè e Lischi. Nel 78-79 18 reti, però un po' più mal distribuite, 13 libera, 5 Rosario Sasso. Nell'80-81 che era, sì, e tirava le punizioni, perciò segna anche Oshadogan, che ha pure lui 10 reti, spesso ha segnato su punizione e sul rigore. Sasso tirava le sassate, ovviamente. Poi Tivelli e Bozzi nell'80-81 11 reti Tivelli, 7 reti Bozzi. E nel 2016-2017 Sarno Mazzio 18 reti, 10-8, ma siamo ancora a febbraio, ci sono ancora un paio di mesi e speriamo che siano solo un paio di mesi da giocare. Per la cronaca, abbiamo parlato degli errori di Coletti, che ci possono anche stare all'interno di una partita, però Coletti è stato anche artefice di una traversa presa dopo una splendida parata del portiere del Messina, sempre sullo 0-0, traversa di Coletti, sembrava la porta stregata, poi è arrivato l'1-2 fatale. Ecco. Sì, ti saluto. Un collega che è meglio de vivo che de morto, Mario, questa è una battuta famosa. Tra l'altro vorrei prendere spunto dalla rubrica che fa lui che fa un blog, dei selfie, perché lui è fotogenico, e il film di Pozzetto era Sono fotogenico. Io volevo, Domenico, semplicemente dire due battute poi sulla partita, che in realtà no, su Mario De Vivo poi analizzerà la partita. Intanto arriva il caffè, quindi Ubi Maior. Allora, insomma, però, dicevo, spiegare Arrast a Giampaolo. Già, perché non c'è l'ingegnere. Mi faccio un'espressione triste. Scostati, no, non è scansare è una cosa, scostarsi è un'altra. Sì. Allora, nel frattempo, se riusciamo a inquadrare sia Peppino sia il telefono di Giovanni. Ho cambiato l'espressione. Vabbè, ecco qua. Perfetto. Peppino, puoi fare anche tu la faccia come ti ho chiesto prima? Perfetto. Faccia felice. Faccia felice, adesso siamo ancora in ballo, non abbiamo vinto ancora niente. Esatto. Dicevo, siamo ancora in ballo, non abbiamo vinto ancora niente, io non vedo l'ora di, non di festeggiare, non vedo l'ora di pensare a mettermi 5 squadre sotto l'anno 21, perché quelle mi servono. Detto questo, stava parlando Giampaolo, vabbè, lascio il microfono invece al mister, perché facciamo la schiera di fronte a me. Dal punto di vista tattico, cosa hai visto? Guarda, il Foggia nel frattempo c'è un bellissimo passaggio di... No, ma è camomilla. Cioè viene nervoso a prima mattina. Cioè. Comunque vorrei dire che io e l'avvocato andremo a Sanremo a duettare. Certo. Perfetto. A duettare. Guarda, dal punto di vista tattico... Dei Filippi. Dal punto di vista tattico io mi rifaccio ad una chiacchierata che ci siamo fatti con l'amico Giampaolo ieri sera, quando Giampaolo, giusto, eravamo d'accordo su un punto, cioè il Foggia attualmente dà una dimostrazione di forza, cioè il Foggia attualmente rappresenta quello che in gergo si definisce la squadra forte, ma non forte a chiacchiere. Forte perché è quella squadra in grado di prendere una partita e vincerla quando vuole e come vuole. Certo, è vero il discorso, dice, non sempre Guarna ci può salvare, ma io sono della scuola di quelli che dicono che il portiere deve parare, sta lì per parare. Cioè non è che Guarna ha fatto un intervento
alla Ed Warner quando c'era Ollie Benji, che si è arrampicato sulla traversa e ha fatto le parate da in stile karate. Il portiere sta lì per parare, chiaramente quando hai un portiere che ha fatto tantissime presenze in Serie B ti aspetti anche interventi simili. Però tu mi insegni la posizione. Certo. Reagire in quel modo e soprattutto non avere la tentazione di tuffarti verso il, cioè dalla parte del, dove è stato effettuato il cross, e di rimanere invece in mezzo, esatto, ai pali, perché il cross comunque ti aveva escluso. Gianni, ma quando parlo di squadra forte, quando parlo di squadra forte, è chiaro che non puoi avere una squadra forte con un portiere che poi non sa stare tra i pali. Scusami, cioè, vedetevi gli highlights di Chelsea-Arsenal. Chelsea forse adesso è la squadra che tatticamente è la migliore in Europa. Vedete gli highlights e poi capite anche perché poi si vincono le partite. Vedete un paio di interventi di Courtois. Questo non toglie nulla alla qualità del Chelsea, però una grande squadra come era la Juve di Conte, la Nazione di Conte, parte da un grande portiere. E quest'anno il Foggia parte da un grande portiere per la categoria, ovviamente. Ma assolutamente. Anche ieri, perché io ho visto gli highlights di Courtois, mi sono spaventato, ha fatto due interventi, vabbè, fantastici. Ha aperto le mani, noi ci aspettiamo che la grande parata sia il tutto, no, il piazzamento è importantissimo per il portiere. Ma infatti molto spesso Gianni, Gianni, chi è stato come noi in porta e ha fatto anche questo nella vita, sa benissimo che spesso il piazzamento è determinante, specie andando avanti con l'età. Io mi ricordo. Alessandro, quando tu eri in porta io t'ho bucato. E facesti anche un gran gol di testa, me lo ricordo ancora. È vero, sì. Che puoi dire che ha fatto un gol? No, fece un gran gol di testa. La cosa strana è che su quella stessa spiaggia, negli anni successivi, i miei figli giocavano e vincevano contro un certo inglese che ora gioca nel Chievo. E che noi non avevamo mai notato. Fra l'altro, sì. Quando era bambino valeva più o meno quanto poi ha fatto una grande come carriera. Posso dire che Peppino vinceva i tornei quando nelle altre squadre c'erano anche giocatori come di Napoli, che era il capitano della Juve Stabia, che venne a giocare a Foggia 1-1 con Fiorucci allenatore, grande amico mio Carmine di Napoli. Sì. Quindi non è che, ma ripeto, tornando al discorso precedente, una grande squadra, una squadra forte più che una grande squadra, non può prescindere da un portiere forte, e il Foggia quest'anno ha un portiere forte. Poi ripeto, magari c'è qualcuno che ha fatto una grande parata, sono d'accordo, però ribadisco che il portiere sta in porta sempre per fare anche quello. Allora, Alessandro, è anche vero che Berardi non mi è dispiaciuto, sui gol non poteva nulla, ha fatto un grandissimo intervento proprio poco prima che il Foggia passasse in vantaggio. Sì Gianni, però ad oggi il Foggia ha un portiere che ha qualcosa in più rispetto agli altri, perché c'è da dire anche questo. Per questo sorprende poi il doppio errore con la Vibonese, perché è talmente forte Guarna che poi quando fa una doppia uscita vuota Gianni, nel giro di un secondo. Gianni Berardi, essendo il portiere del Messina, anche psicologicamente sa che ogni partita prenderà un determinato numero di conclusioni. Guarna stessa cosa, sa che nel corso di una partita, avendo una squadra importante che è il Foggia, sa anche che potrebbe essere inoperoso, così come potrebbe essere chiamato da un momento all'altro. A Vibo Valencia ti sbaglia l'uscita, è vero, però poi Foggia in vantaggio, ti fa la chiusura decisiva, tecnicamente quella che ha fatto si chiama chiusura a croce in uscita sull'attaccante la Vibonese potrebbe riaprire la partita, non la riapre e il Foggia la chiude. La sorpresa non è stata più l'errore di Vibo che esatto, la parata di esatto, però no, ripeto, l'intervento merita ripeto la bravura di un portiere sta proprio come tu sei benissimo, è proprio questo, cioè tu sai che nel corso di una partita puoi non essere impegnato, così come puoi essere impegnato tante volte. Io credo una cosa, che a proposito degli errori di Guarna e grazie, di qualche errore fatto dai giocatori, credo che è indiscutibile che il Foggia abbia la squadra credo più forte di tutto il girone, però è anche il problema più grosso dovuto alla
capacità che ha di deconcentrarsi ogni tanto, che diventa vulnerabile. Ecco il Guarna che si deconcentra, ecco il Tommaso Coletti che a un certo punto perde l'attenzione, e questo è il problema della, cioè, io vorrei, ma è chiaro che per me è facile dirlo ma difficile da realizzare, vorrei vedere una squadra che corre sempre, che dal primo momento all'ultimo, fino a che non mettere in cassetto nel cassetto il risultato, aggredisca l'avversario con velocità, perché sennò diventa prevedibile, e quando diventa prevedibile cominciano gli errori per la deconcentrazione. Questo secondo me è il tallone di Achille. Renato, io posso dire una cosa, però mi prendo una considerazione giusta che fece la settimana scorsa Mario sulla difesa. Allora, se noi facciamo oggi, dopo il mercato, almeno per me, la difesa ideale del Foggia, tutta la rosa, attenzione, compresi gli infortunati, secondo me c'è Angelo, Figliomeni, Empereur, Rubin. Quanti di questi hanno giocato ieri? Rubin. Cioè, voglio dire che molti errori individuali nascono, io non so, Mario vedo che scuote, probabilmente non è d'accordo su quello, però al di là delle questioni caratteriali, io intendo dire tecnicamente, non so se quella sia, però voglio dire che questa squadra, questa difesa, figlia di alcuni errori individuali, forse di gente che non sarebbe sempre titolare se fossero tutti a disposizione. L'errore individuale lo puoi correggere, cioè io preferisco, allenatore, trovarmi a dover far lezione alla ripresa degli allenamenti dopo la partita Foggia-Messina anziché dopo la partita col Fondi piuttosto che con quella con l'Andria. Perché? Perché l'errore individuale, il passaggio, si dice fai più attenzione, si prova, si riprova, la cosa si aggiusta. Purtroppo il Foggia di quest'anno, nel suo DNA o nelle sue corde, come direbbe Stroppa, è incapace di rintuzzare le palle inattive degli avversari, perché ha preso spesso gol in quella maniera, cioè col colpo di testa a difesa schierata. È lì che purtroppo, come si dice, ma io sto dicendo, gli errori in movimento sono più correggibili con il lavoro, a provare, a riprovare, che modificare un qualcosa della serie a lavavo ciuccio, c'era pir dell'acqua e un sapone. Perché ormai quelle, e dirò di più, no, veramente quello è ciuccio bello per chi ha kill sto coso. E c'è da dire anche che sul 3-0 la difesa non ha barcollato, i problemi li abbiamo avuti nel primo tempo per alcuni interventi maldestri di qualcuno, e ricordiamoci che avevamo un difensore solo, cioè la masticazione dell'uomo arriva con 28 denti, 32 se uno c'ha i denti. Uno che ha 4 denti in bocca difficilmente può masticare. Ora tu ti trovi Martinelli che è difensore centrale, Gerbo terzino destro che terzino destro non è, Coletti difensore centrale che difensore centrale non è perché era mediano, Lo Iacono terzino sinistro che terzino sinistro non è. Immagina, eppure quella difesa, vabbè, ragione, però dopo il 3-0 che appunto Madonia si fa cacciare, già non c'erano chance perché la partita mentalmente finisce lì, anzi la partita mentalmente finisce sul 2-0 perché poi non c'è stata più partita. Sul 3-0 non c'erano proprio neanche secondo me le armi fisiche, sì, del Messina, ma hai ragione sul fatto della concentrazione. Di più, in allenamento contro nessuno, io dico ai difensori non di ruolo, tipo quelli arrangiati, Gerbo, Terzillo, avrebbero, non dico difficoltà, ma devono stare molto attenti a passarsi il pallone anche senza avversari in campo. Quindi si sono comportati bene, questo va detto, quindi questo sta a significare la duttilità della squadra e l'ecletticità di alcuni elementi. Poi è chiaro che neanche a Taranto ti puoi presentare in quelle condizioni, perché la Lega Pro rimane una cosa seria. Non ci sono partite abbordabili, non ci sono partite facili, e ogni minima distrazione viene punita sonoramente. Voglio farti una domanda, Peppino, mi sostituisco a Domenico. Beh, ogni tanto mi ricordo, è che ogni tanto mi ricordo che ho 50 punti e forse diciamo che per due notti ho dormito scoperto. Pozzetto. Anche se a dormire scoperto vorrei essere a fine aprile, inizio maggio, perché prima ce ne avevo tre di coperte addosso, boh, ce n'ho solo una. E non
nonostante l'inverno stai bene. Più o meno. La domanda è questa: ci potrebbe essere una Tegola Rubin che mamma diciamo mia, che è l'unico che non ha un sostituto all'interno della rosa. Rubin, questo spieghiamo perché l'infortunio dovrebbe essere lieve, però è in diffida, quindi Taranto potrebbe essere fatale anche per poi l'incontro successivo che ricordiamo è in casa con la Juve Stab, con la Juve Stab. Con il Matera, pardon. Tegola Rubin, quali potrebbero essere le soluzioni? Quelle che ha fatto vedere nell'ultima parte di gara domenica, sabato lo schiereresti a Taranto? Rubin lo rischieresti a Taranto? Questa... Ma io più che Tegola direi sempre con la T è il tallone d'Achille, è il tallone d'Achille del Foggia quello, perché Dinielli non è all'altezza e ci abbiamo rimesso una coppa, eravamo detentori di coppa per far giocare Dinielli e Sansone che ora sta al Manfredonia. Noi a Taranto andiamo una sola volta, potevamo andarci due volte in pochi giorni, perché martedì l'altro poi il Taranto ospiterà il Matera. Ci vuole il Matera che... Sì, deve giocare martedì a Catania, poi sabato quella di campionato, neanche so con chi. No, gioca poi... domenica quella di campionato. Il Matera e Catania giocano la domenica, tutto il turno gioca il sabato, Matera e Catania giocano la domenica, ecco. E lui è più informato per quattro partite, quindi può darsi poi che gliela rimandino al mercoledì la partita di Taranto, non sappiamo. Comunque torniamo in argomento, sostituire Rubin è difficilissimo, specialmente ora che ci manca Angelo, perché poi Gerbo e il Jolly, ecco, a proposito di Jolly, Lucarelli ha detto che veniva a Foggia a giocarsi il Jolly, non sempre, se il Jolly non lo sai piazzare ti rimane in mano e paghi 30 punti, gli è rimasto in mano. No, è burraco ma è anche giochi senza frontiere. Sì. Quindi gli avrei regalato il cappellino Jolly. A fine partita gli avrei regalato il cappellino con i campanellini, perché quello si meritava. Cioè io credo che un po' di umiltà nel calcio non guasti. E tornando al discorso di Rubin, è difficile mentre ti manca anche Angelo poterlo sostituire. Forse si doveva fare ammonire contro il Messina per non giocare a Taranto, ma se è disponibile noi dobbiamo mettere la migliore formazione in campo, non solo per regolamento ma perché al limite se stai vincendo, poi sì, Empereuro può sostituirlo sulla sinistra, ma Empereuro non te ne paghi per la ciuccia su in questo momento, nel senso che non può giocare neanche centrale perché sta a Cesenatico. A proposito di sostituzioni, adesso metto un altro argomento su Natavambeshakoc di Piazza. Che è entrato, che è uscito nervoso, come collochiamo Di Piazza? Dai, prendi il microfono perché bravo Renato, me l'ero segnato questo argomento, perché il Foggia, poi lo chiedo anche a Michele e Rocco, sta giocando, si è fatto un ottimo mercato di riparazione, ma sta giocando solo con Deli. Ma ha inserito poco. Rispetto... Vabbè Deli, non riesco, mi sforzo di vedere qualche passaggio all'indietro, ma non lo vedo mai, perché Deli... verticalizza, va avanti perché non gioca a rugby. Però il mercato di riparazione non serve soltanto a creare, questo Stroppa l'ha detto chiaramente, non serve solo a trovare dei titolari assoluti, serve anche ad alimentare una competizione che fa sì che chi ce l'ha, perché i titolari di adesso che sono in grande condizione, probabilmente senza un sostituto alle spalle, oppure alle spalle un giocatore importante che preme per entrare, probabilmente potrebbero rischiare di sedersi. Quindi una delle chiavi del buon mercato non è solo il titolare che immediatamente è disponibile, ma il fatto che l'eventuale ex titolare si trova a dovere comunque giocare a un livello tale per non farsi togliere, quindi alimentare la competitività della squadra è uno degli obiettivi del mercato, che è quello che il Foggia ha fatto. E su Rubin vorrei soltanto dire una cosa, perché noi abbiamo ipotizzato, ha una domanda precisa in conferenza stampa a Stroppa, che forse può darsi che non la pensi così, però noi ci atteniamo alle sue parole. Stroppa ha detto comunque, per come sta crescendo, il sostituto adesso al momento di Rubin si chiama Dinielli, poi si può discutere o meno, però lui ha parlato di Dinielli.
Pinieri ha già dato in negativo. Per quanto riguarda Di Piazza, però era due mesi fa, Pepino era due mesi fa, lo so. Per quanto riguarda Di Piazza, dicevo per come sta crescendo adesso. In principio il verbo è fatto cane d'abita abis in nobis. Di Piazza stesso, quando è andato a Foggia, ha detto non gioco da parecchio, devo pian piano ritornare. Ora Stroppa l'ha inserito a partite in corso, credo, non ho i dati, ma che ha fatto più minuti poi col Messina piuttosto che i minuti fatti contro il Francavilla, nel minutaggio, e pian pianino arriverà alla forma smagliante, arriverà a essere Di Piazza, che è un grande giocatore, e nessuno gli toglierà più il posto da titolare. Ricordiamo che arriva un mese durissimo, e in questo mese che ci servirà Di Piazza. Ma io lo farei giocare pure a Taranto, perché insomma dovrebbe avere gli spazi giusti terzino, per potersi affermare. Terzino. Facciamo giocare terzino. Ma chi è? C'è Scemazza, è chiaro, perché Di Piazza deve fare alla sinistra e Mazzoli deve continuare a fare il centravanti. Guardate. Secondo me Mazza per Mazza rientra schema, di più nello schema di Stroppa è il numero uno, cioè lui su Mazza punta moltissimo e in effetti sta giocando bene da una il problema è che Mazza non segna, non fa assist, ma però è 5-2, però è fondamentale, non in partenza. Non esageriamo, cioè noi siamo nettamente più forti del Taranto, nettamente. Non vuol dire niente, però la polemica su Di Piazza è inutile, quello si è arrabbiato perché Chirico per due volte non gli ha passato il pallone e non ha segnato, punto. Esatto. Se solo per la punto. Penso pure io così, perché quello ho detto. Semplice. Quando Chirico non ha passato palla per fare passare il portiere. Che lui si arrabbi per una cosa del genere. Vabbè, ma è un segnale negativo che non gli passa la palla, perché no, poi vogliamo usare un eufemismo per rispetto a che fai scocciare un po' gli altri due piazzati favorevolmente. Perché non gliel'ha passata, perché voleva segnare. Perché sul 3-0 ha cominciato a fare i giochettini. Stava sulla fascia, ha cominciato a fare il doppio passo, i palleggetti che faceva, diciamo, e sul 3-0. Per due volte ha fatto la stessa finta, perché quello fa una finta sola, è arrivato a centro, stavano Mazzeo e Di Piazza liberi e lui ha tirato in porta e l'ha fatto due o tre volte e quello si è innervosito e l'ha mandato a quel paese. Questo è il punto, perché Di Piazza ovviamente quando entra vuole segnare, senza più grave. Ma è così, prescinde i nomi, dei cognomi, quando succede che qualche giocatore egoisticamente non passa il pallone e poi non conclude un bel nulla, sempre per rispetto a chi ci ascolta, un bel nulla, i compagni si scocciano. Si inquietano. Questo è senza, diciamo, andare oltre troppe cose. Durante la partita sei innervosito, punto e basta. Anche perché hanno fatto tanto, in quanto Mazzeo e Di Piazza hanno più intelligenza mentale che capacità calcistica e come calciatori non sono scarsi, ma hanno molto più cervello che piedi, immagina a che punto sta. Si erano messi bene, erano tutti e due in posizione, si erano smarcati, si erano liberati dalla morsa dell'avversario, eravamo in superiore numerica, tutto quello che vuoi. Allora in quel momento devi dare il pallone. Il problema secondo me più serio è la difesa e sono i centrali. Poi Coletti, vabbè, ha sbagliato, ma c'è il problema di Martinelli. E adesso io chiedo aiuto al mister, dice dobbiamo andare a Saremo a fare il due. Martinelli sbaglia le posture del centrale, non riesce a chiudere, oltre a sbagliare per deconcentrazione. Meno male che col Messina ha giocato bene. Sì, ma è... Poi le altre volte sì, hai ragione. Sbaglia proprio la postura, si gira sempre dalla parte sbagliata. E ha fatto anche col Messina due o tre volte due uscite palla al piede. No, quelli di passaggi li fa sempre, ma quella non si discute, non posso contestare l'errore del passaggio. Come le uscite palla al piede scartando, diciamo, al limite dell'aria, cose pericolose in Serie C, perché io ribadisco sempre, siamo in Serie C, i piedi sono di Serie C e i campi sono di Serie C, quindi il pallone non è figlio mio, non è neanche pronto per fare la Serie C. Bravo, sono d'accordo con te. Ecco, lì a qui sono stati due fino adesso, perché due ne abbiamo visti. Quando vedremo gli altri tre e quando gli altri tre faranno qualcosa di buono, allora diremo che ci siamo rinforzati ancora di più, ma finché non li vedremo fare qualcosa di buono, e da fuori dal campo è impossibile fare qualcosa di buono, gli acquisti restano due. Vabbè, uno
diciamo, ci ha rivoltato come un calzino, perché Deli è forte, ha rivoltato il centrocampo come un calzino. Allora uno va a prendere i rinforzi per rinforzarsi, no? Ci vuole la frase alla Català. Quindi dimmi un po'. No, ma visto mai, se non capisco niente, perché no, Michele, tu sei la Cassazione qui, quindi figurati, anche per il tuo ruolo. No, ma parte... immagini precedenti gradi di giudizio. No, Michele ha detto una cosa importante. Io credo che quando rientrerà Angelo, lo Iacono continuerà a giocare, ma giocherà in mezzo, giocherà a centrale. Giocherà a centrale. Perché questa è la vera. Perché prima unificata. La sezione unificata. Diciamo che la Corte Europea. Perché credo, no, vabbè, non esageriamo, no, perché comunque lo Iacono, credo che degli attuali quattro sia il centrale. Lui mi chiede perché Martinelli è stato presentato come grande colpo, perché quest'estate i colpi si sono chiamati anche Letizia Padovan, quindi immagina quest'estate che cosa non abbiamo combinato. Diciamo che per caratteristiche Renato Lo Iacono dei quattro è il vero difensore, proprio il vero difensore della Lega Pro, si chiama Lo Iacono. Poi la sua bravura dove sta? Come ha detto Peppino prima, Lo Iacono si adatta a fare il terzino a destra, si adatta a fare il terzino a sinistra, e fidatevi, nel corso di una partita non è semplice passare da una fascia all'altra, specie per chi deve difendere, perché hai una visione del campo completamente diversa, completamente, e comunque ti devi adattare. Mentre l'attaccante, si dice, no, che gli esterni vengono invertiti spesso in corso di partita, lo si fa anche per sparigliare un po' quello che è anche il sistema di gioco degli avversari, però lo fanno sapendo di essere coperti dietro. L'esterno basso, un tempo terzino, e mi piace chiamarli terzini, non hanno la copertura dietro. Se un terzino sbaglia e l'errore può diventare pesante. Ecco perché dico che Lo Iacono è un ragazzo di un'intelligenza tale, specie, ripeto, ha ricoperto tutti i ruoli praticamente. Quindi è un ragazzo maturo e io ripeto, faccio fatica a immaginarlo una volta Angelo in campo, faccio fatica a immaginarlo in panchina. Per me Lo Iacono giocherà, poi probabilmente Figliomeni, io non lo so chi sarà l'altro centrale, perché dei tre in questo momento francamente chi per un problema, chi per un altro non mi danno. Beh, senti, questo io non lo so, Peppi, io leggo il curriculum, è un lavoratore part time, secondo me anche nella dichiarazione dei redditi questo qua dovrebbe avere delle facilitazioni, dovrebbe fare un forfettario, perché gioca 6-7 partite all'anno, quindi è uno che non sempre è... Quindi lo prende però per giugno. Vabbè, sì, è ovvio, ma abbiamo spiegato il fatto. Perdonami, ma io faccio touché, anche Mazzeo hai detto prima, questo non è un Benevento, non giocava, non faceva, questo è touché. Mazzeo non giocava in Benevento, ma ha giocato a Perugia, ha giocato altrove, questo invece ovunque è andato ha quasi sempre riscaldato la panchina, e col nuovo regolamento l'ha potuto fare di più, altrimenti riscaldava la tribù. Scusa Peppino, e perché allora è stato preso? Chiedetelo a chi l'ha preso, perché io volevo Perticone, e non è stato possibile, però Perticone non si poteva trovare la scusa, non è pronto. Anche Bonucci voleva venire a foto. No, ma gli obiettivi erano altri, tra l'altro. Adesso ormai è finito, si potrebbe anche dire. Io però volevo analizzare... volevo analizzare due cose. La prima, non per fare il difensore di Coletti, però se guardate un attimo la partita, se pensate un attimo alla partita, Coletti, credo intorno al decimo più o meno di gioco, prende una gomitata laterale all'orecchio e continua poi per diversi minuti ad aver problemi, probabilmente di udito, roba del genere, e in quel frattempo gli succede di
subire il primo errore, che poi è fino a un certo punto di Coletti. Però l'orecchio non serve solo per sentire, l'orecchio serve anche per l'equilibrio. Ti dico che quindi, se guardate la partita, sì, Coletti prende una gomitata nella metà campo offensiva e dopo rimane per diverso tempo a continuare a l'orecchio non serve solo per ascoltare il capo e quant'altro, serve per tenere l'equilibrio. Non voglio difendere Coletti, però è così. Il discorso di Martinelli, a me mi dispiace in un certo senso sentire Martinelli dire che lui non è tranquillo, perché Martinelli in sala stampa quello ci ha detto che sta cercando un equilibrio anche psicologico, che sta cercando di rimettersi in gioco soprattutto con se stesso, quindi questa è assolutamente una autodichiarazione di qualcosa che evidentemente si deve movimentare. Così come da lunedì prossimo si dovrà andare a affrontare l'argomento o il problema Imperator, che secondo me verrà assolutamente risolto, in qualche modo verrà risolto, perché al rientro di Imperator qualcuno dovrà parlare con Imperator, sicuramente ci parlerà l'allenatore, sicuramente ci parleranno i compagni di squadra, sicuramente ci ha già parlato, secondo me, il direttore sportivo, quindi questa è una cosa risolta. Senti, la soluzione di Imperator si chiama ragion di Stato. Basta, non voglio sapere niente quello che è successo. Noi tutti quanti insieme dobbiamo lottare per un unico obiettivo, compreso Imperator, anzi se adesso apri. E credo che insomma in altre chiaro, ovviamente in altri toni sarà questo che verrà detto a Imperator. Quindi diciamo che la prossima settimana quello una che settimana scrive Imperatore, ragion di Stato, sì, penso sia la morte. Sia il massimo, poi probabilmente. Perché altrimenti, altrimenti è la fine. No, ma bisogna anche capire, secondo me, visto anche il curriculum e alcune cose che mi sono un po' sforzato di cercare su Imperator, io credo che il problema sia proprio un problema personale, perché se lui ha problema con il gruppo da un punto di vista di spogliatoio a Salerno, a Firenze e anche a Foggia, vuol dire che il gruppo deve capire che non tutti sono uguali, non tutti quelli che vengono o che verranno o che sono venuti si possono integrare nel gruppo come la tessera giusta del mosaico. Ognuno ha il suo carattere, c'è chi ci mette meno, chi ci mette di più a integrarsi nel gruppo, il gruppo deve pure aiutare. Credo che verrà risolto il problema Imperator. Posso dire una cosa, però secondo me che proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo a questo Foggia, ma sono critiche che stiamo facendo per fare una trasmissione, perché comunque c'è poco da criticare a una squadra che ti fa 7 risultati utili consecutivi, che potrebbe, ma non voglio dire, che potrebbe essere, che sicuramente sarà la migliore seconda dei tre gironi, e questo spiego quando Peppino dice la miglior seconda, perché comunque siamo secondi a prescindere, a 50 punti siamo, c'è qualcuno che si è fermato a 49, stiamo trovando il pelo nell'uovo. Il Foggia merita in questa fase molti più elogi, anzi sicuramente molti più elogi che critica, quindi il definire Imperator, un Loiacono, un Martinelli, sono tutte situazioni che ci stanno in un campionato. Ieri Mihajlovic diceva a proposito della crisi del Torino, si stanno rubando la macchina, però non fai a niente. A proposito della crisi del Torino diceva sì, ci sa che in un campionato lungo una squadra abbia dei momenti di mancanza di risultati. È stato deciso ieri ufficialmente che sarà, questo lo dico anche per gli chi fa il Belotti. Sarà Belotti, li segna o non li segna, continuerà a battere Belotti fino alla fine. E anche lì il Torino e il Pescara ci insegnano che i rigori vanno messi dentro, come a Foggia, e sembrerebbe che noi l'abbiamo risolto. Ma perché è un Pescara e squadra. No, però insomma sul campo ha fatto 6 punti, lascia stare i rigori, ha fatto 6 punti, cioè sta peggiorando tutti i suoi record. Il Pescara in Serie A nella sua storia si è salvato una volta con Galeone, dopodiché in Serie A il Pescara storicamente ha fatto gli stessi punti che storicamente il Foggia ha fatto nel girone d'andata. Oggi il Pescara potrebbe annunciare il nuovo allenatore Sciarappa. Rimane 8 fino alla fine. Visto ieri, io ieri ho visto Pescara Lazio e veramente sono scandalosi. No, sono scandalosi. Il tennis club ma sono realmente scandalosi. Io non so come faccia un allenatore a
a far guardare una squadra che tatticamente è nulla, cioè una cosa veramente da simpatizzante laziale che non ho mai nascosto, dico come fa anche un allenatore a far fare due gol e un rigore che poi Marchetti ha parato, anzi ha sbagliato l'attaccante al Pescara, comunque ieri sembrava veramente giochiamoci il lunedì di Pasquetta. Poi volevo dire altre due cose. Peppino ha lungamente detto nelle scorse settimane, e poi ti prego fin d'ora di tener ben presente dove hai tutte le puntate di questa trasmissione di novembre, però ci rivediamo in altri tempi, però tieni ben presente questa cosa. Hai detto per molte settimane sicuramente noi potremo essere contenti e guardare il campionato in maniera diversa quando il Foggia sarà la squadra che in casa fa più punti di tutti. In questo momento il Foggia in casa è la squadra che ha fatto più punti di tutti. Ma io sono molto contento delle vittorie in casa, però è anche vero che non siamo primi con molto vantaggio, perché in casa abbiamo combinato un dato di fatto, disastri. Noi non dobbiamo pensare anche un dato di fatto. I disastri combinati in casa con l'Acragas, anche se Mazzeo, gli dico, meglio che ha segnato a Matera e non con l'Acragas a conti fatti, con la Casertana e con il Fondi, non metto in mezzo il Catania perché là ci sta tutto quello 0-0, ci hanno impedito di avere un congruo vantaggio. Su questo siamo perfettamente d'accordo, era anche un altro Foggia mentalmente, era un Foggia con una guida che cercava ancora di mettere toppe, di cercare, però adesso è un'altra cosa. Adesso è davvero il Foggia di Stroppa. Sì, adesso sì. È davvero il Foggia di Stroppa, sì, perché sì. L'inserimento. Ma guarda, io lo muovi. Sai quando capisco che adesso è il Foggia di Stroppa? Capisco che adesso è il Foggia di Stroppa quando oggi, un lunedì qualsiasi, fondamentalmente abbastanza tranquillo, dalle 8:30 lo staff di Stroppa è già allo stadio a lavorare, nel senso che Stroppa adesso non è contento. Se prima aveva qualcosa da guardare, adesso Stroppa non è contento. Sì, il Foggia sono di Stroppa due cose diverse. Fino a un certo punto è il Foggia di Sannelle e Curci, perché se Stroppa oggi lo mette in Serie A sulla banchina del Pescara i risultati non cambiano. C'è già stato ed è già successo. Stroppa a Foggia vince anche perché c'è il materiale buono per poterlo fare. No, quindi guarda, è il Foggia di tutti. Possono incidere anche più in negativo che in positivo, perché possono fare degli sbagli. Parlo di tutti gli allenatori in genere, e l'allenatore per me vale il 20%, non di più, 10-20%. Il Foggia invece, allora, anche ti dico giocatori. Anche visto che secondo me il Foggia con quei giocatori è assurdo che in difesa poi traballiamo, ecco, quindi Stroppa deve ma lavorare. Sul discorso della difesa sono d'accordo in parte con te, perché io sono convinto che lo Iacono giocherà sempre e dovunque, e anche perché con Deli hai perso un po' di copertura a centrocampo. Deli non fa interdizione, è una grande l'hai guadagnata con Agazzi, non lo vedo, come si suol dire tra virgolette, titolarissimo. Non lo vedo titolarissimo, e quindi primo tempo sei andato in difficoltà anche perché non ci avevi da mettere la palla in banca con Vacca. Parlo di banca anni 70, non la banca di oggi che te li toglie. Però no, è perché gli interessi erano molto più alti, quindi si copriva. Allora, non potendo mettere la palla in banca a centrocampo, si è tentata una giocata qualche volta un po' temeraria e abbiamo perso palla. Non è stato solo Coletti a perdere palla. No, la cosa impressionante è che stiamo parlando degli errori della difesa del Foggia. Non solo, ma dopo che nelle ultime 8 gare, quella contro il Messina insieme a quella contro il Siracusa, sono state le errori, due partite dove non abbiamo preso gol. Ma abbiamo rischiato, quindi dobbiamo. Ma si rischia, ma no. Ci sta anche l'altra squadra, ragazzi. Ma infatti guarda, se continuassero a giocare allegramente, tanto possiamo vincere pure 4-3 a tardi. Se l'attacco ne fa. Sì. Quando arriva il Matera, poi voglio vedere. L'analisi è un po' questa. A me non sono così come nella partita precedente contro la Virtus Francavilla, devo dire che continuano a corrente alternata, perché succede una volta prima uno e una volta prima l'altro. A me non mi stanno piacendo gli esterni alti, lo dico sinceramente, così come contro la Virtus Francavilla non mi era piaciuto per lunghi tratti Chiricò, che forse si è un
po' limitato in questa partita, nel senso che molto meglio. Questa domenica non mi è piaciuto Mazza, ma può essere una condizione normale. Però due partite ha fatto buone, a Vibo e con Francavilla. In alcuni casi però favorisce ed ha favorito anche l'altra volta le percussioni di Rubin, quindi comunque alla fine, giusto per voler dire qualcosa, tornando sul fatto del mercato, noi abbiamo detto il mercato, gli obiettivi del Foggia, Mario, nel primo tempo quante volte Mazza lasciava la fascia sinistra e si andava a mettere nella lunetta dietro a Mazzeo? Io non capivo, allora fallo fare di piazza sto fatto. No, ma infatti c'è qualcosa che non ha funzionato, sono due settimane che forse gli esterni ogni tanto si distraggono un attimo. Non volevo interrompere. No, ma nel chiedere come si sta dietro Peppino a Rocco, se da gufo prima quasi. Dipende, ecco. Top e flop, ne stiamo parlando, visto dal tifoso di tribuna, se non sbaglio, o sì, curva? No, curva. Quest'anno curva, era l'anno scorso. L'anno scorso era un signore. L'anno scorso tribuna. Sì. Quali sono i tre top e il flop? Allora, per quanto mi riguarda, secondo me il migliore in campo ieri Dili, perché a parte i movimenti che fa, che non vedevo da nessun giocatore del Foggia da tempo, un po' in parte ha ricordato anche Nicola Berti dell'Inter in alcuni frangenti, però secondo me ha più classe. Sì, ha più classe. Deli è un uomo, insomma, che considerato Berti, anche che ha 22 anni, quindi vedere anche quei movimenti e quella personalità che è difficile vedere anche dai giocatori di categoria. Poi sicuramente anche Mazzeo tra i migliori, quando ci è mancato in quelle 6 partite Mazzeo, che poteva fare davvero la differenza, e soprattutto quando ci è mancato Mazzeo l'anno scorso. Se avessimo preso Mazzeo l'anno scorso invece di tenerlo in Benevento, non avremmo preso il gol con Benevento. Esatto, però comunque può darsi pure che i gol decisivi che ha fatto a Benevento li poteva fare a Foggia, segnando anche qualche rigore in più rispetto all'anno scorso, insomma, dove aveva un signor Gemmello che... Vabbè, comunque poteva servire nel mercato di gennaio in poi a dare più personalità, insomma. Ricordiamo che il Foggia l'anno scorso non è salito con un attaccante che ha fatto 47 gol in due anni. 45 in campionato. 45 in campionato. Più quelli di Coppa. La Coppa l'ha fatti alla fine, perché il primo anno non giocò la Coppa, perché il Foggia finì col Melfi, insomma. E me lo arrivò dopo Ferragosto, e forse giocò, perse in casa col Melfi, pareggiò Ischia e segnò Leonetto. Poi, per quanto riguarda la Coppa vinta, Iemmello ha cominciato a giocare da Agrigento in poi, insomma. E a Siena ha segnato, col Siena ha segnato. Poi ha fatto col Cittadella, ne ha fatti un sacco, ne ha fatti 8 in Coppa, quindi 45 e 8 sono 52. 45 sono 53, sì. Diciamo che anche Iemmello però l'anno scorso tipo non ha giocato per un periodo, cioè in quel frangente abbiamo giocato praticamente senza punta centrale. Ma non ha giocato non per infortunio, non per infortunio squalifica. Per scelte del tecnico. È anche grave questo. Bisogna vedere un po' come era anche psicologicamente il ragazzo, forse si può anche capire questa scelta. Per quanto riguarda i peggiori, secondo me, non per dire, ma anche Agnelli non ha giocato benissimo ieri, anche... Se secondo me non era conveniente rischiarlo. Sì, no, secondo me non conveniva neanche rischiarlo, perché poi è uscito anche claudicante, ha avuto anche un affaticamento in settimana, quindi secondo me non era il caso di rischiarlo, e forse anche Mazza è stato un po' evanescente sulla sinistra rispetto ad altre partite dove è stato decisivo. Però consideriamo che l'azione del primo gol è nata da un'invenzione di Mazza, che ha dato una palla filtrante a Rubin. E poi il resto, insomma, l'ha fatto Mazzio, insomma. Bene, siamo in chiusura, facciamo un attimo... No, lui voleva sapere il calciomercato. Allora, ti dico subito che gli obiettivi principali erano stati individuati molto tempo orsono, ed erano due giocatori che purtroppo, se inizialmente non giocavano nelle loro squadre, poi con il passare del tempo sono stati inseriti, e giocando in Serie B non sono voluti scendere di categoria, ed erano Camporese e Blanchard, due difensori centrali. Figliomeni era uno di quelli che si cercava, logicamente dopo aver cercato altri, non era, ed è anche logico, questo è il primo della lista, così come un altro difensore che si cercava era un difensore del Matera,
Matera, e il Matera ha detto chiaramente che non avrebbe mai dato un proprio difensore al Foggia per rafforzare il Foggia, così come il discorso dell'Acragas, perché tutti hanno detto Zanini non è voluto venire a Foggia, l'accordo era già stato chiuso, in quanto ha preferito andare a Catanzaro a fare il centrocampista, perché a Foggia sarebbe venuto a fare il terzino. Stesso discorso, un po' diverso devo dire, per De Vito, perché De Vito il Messina voleva monetizzare, e non è più un under De Vito, De Vito è un over, quindi ci sarebbe stato un problema in più nel dover cambiare e far uscire tutto il resto, ed è quello. Per quello che riguarda l'esterno alto innanzitutto non è assolutamente vero, per quello che io ne sappia, che il Messina ha fatto una richiesta per avere Riverola e Pompilio. Assolutamente. Lucarelli l'ha detto. Lucarelli così ha detto, però la richiesta del Messina era altra. Richiesta del Messina che il Foggia tra l'altro aveva anche assecondato, cioè il Foggia con il Messina, nel momento in cui Messina ha richiesto una somma per Milinkovic e un certo tipo di contratto, il Foggia ha detto ok, va bene, per noi va bene. Milinkovic aveva già praticamente firmato, il Genoa aveva già ceduto parte della quota al Foggia, c'è stato realmente questo tipo di atteggiamento da parte di Lucarelli, che addirittura si sarebbe, almeno per quello che ne so io, messo in società a dire: se arriva la mail sono io il primo a buttarla nel Milinkovic. Ti racconto un aneddoto. Durante la gara, in un momento di pausa, uno spettatore della gradinata, dalla ringhiera, mentre Milinkovic e Lojakon erano lì sotto e discutevano, parlavano amabilmente tra di loro, gli ha urlato: Milinkovic, hai visto che ti sei perso? Lui ha alzato la testa e ha allargato le braccia. Milinkovic si è perso anche un telefono, che pare sia stato scaraventato contro il muro durante questo non lo so, so soltanto che in questo momento di Matera aveva un'altra... il pensiero del Matera è alla gara di Catania, perché assolutamente, non perdendo a Catania, torna a essere primo anche in caso di pareggio. Il Foggia gli sta rosicchiando un po' di gol in differenza reti, e non so perché poi sul 3-0 si è fermato, perché no, non va male, perché tu quando devi vendemmiare può succedere, perché non sta scritto da nessuna parte che tu lo batti il Matera. Allora, se il Matera pareggia a Catania e poi pareggia anche a Foggia, è molto probabile che sarà la differenza reti globale a decidere. Convinzione dello staff tecnico è che non puoi fare programmi, devi cercare di vincere tutte le partite. La convinzione è questa, perché è l'unica possibilità che tu hai, visto anche il cammino della squadra fino a questo momento, che è qualcosa di inimmaginabile, ma inimmaginabile se noi pensiamo a cosa è successo agosto e come ci siamo proposti anche noi a questo nuovo allenatore, noi in senso di larga platea, nel senso che nessuno avrebbe mai immaginato che noi fossimo in questo punto. E io spero che adesso qualcuno, ogni tanto una battuta di mano in più, qualche corretto in più, lo faccia anche un allenatore che sta a lavorare. Perché si è arrivato dopo, ho già detto prima che Stroppa ha una media di 2,08. No, ho sentito. Allora, c'eri già, e quindi l'altro invece ha fatto 1,82, però sì, mezzo campionato. A me già il fatto che non si giochi più orizzontalmente per 70 minuti nella propria metà campo mi dà, insomma, un quadro di quello che stia succedendo. E per il resto credo che Rubin non abbia, almeno per quelle che sono state le mie domande fatte anche subito dopo la partita, non credo che Rubin abbia grossi problemi fisici. No, forse per la diffida, sì, vabbè, la diffida c'è. Secondo me, impressione così, Rubin a Taranto riposerà. Ma sì, può darsi. Lo stavo dicendo io. Impressione, ecco, scusa Mario, la mia impressione così è che sia per la diffida e sia anche per questo, perché Stroppa ha detto in conferenza stampa: speriamo che lui sia stato bravo, nel senso di capire il momento di uscire per non peggiorare. Quindi facendo 1+1, secondo me è probabile che un turno lo prenda. Io credo che Vacca e Rubin riposeranno ancora, e bisogna però considerare anche le condizioni di Agnelli, perché non puoi togliere contemporaneamente Agnelli e Vacca una squadra Cerbo dall'inizio. Sì, però 2 su 3 centrocampo, un giocatore da tirare fuori al centrocampo che difende anche molto, che è Faber. Sì, vabbè, Faber ci vorrà, non sappiamo se lo conosceremo. Faber comunque ci vorrà un po' di tempo, però le soluzioni molto sono tante, ci sono diverse io credo che anche nelle condizioni attuali, anche per rivedere Sarno ci vorrà almeno un altro paio di settimane, nel senso che ci sono anche delle considerazioni da fare. Credo che con il Matera ma col Matera avremo anche... mettere dentro no avremo bene o stanno male avremo in 18 perché
Diciamo che trovarne 11 all'altezza del Matera sarà anche difficile, nonostante tutta la gioielleria che abbiamo a disposizione. Trovarne 11 all'altezza del Matera sarà difficile, l'abbiamo visto anche in Coppa Italia quello che è successo. Bisogna anche dire, non so se voi in apertura l'avete già detto, che per la prima volta Lecce contesta Padalino, ed è anche questo un po' un caso per alcune scelte, soprattutto quella di tenere fuori squadra Dombia dall'inizio della partita a Caserta e poi di aver spostato Agostinone da un lato all'altro permettendo un assetto tattico diverso. Però la realtà è che il Lecce in questo momento, soprattutto nei suoi attaccanti che hanno ambedue dei problemi fisici, fa fatica. Anche Costa non è ancora pronto per giocare dall'inizio, Marconi mi dicono Marconi mi dicono abbia un po' di problemi neanche lui, però ha giocato 20 minuti, ha fatto una percussione. Invece io col Catanzaro credo che Lecce la partita l'abbia vinta soltanto nelle sovrapposizioni di Dumbia e nella capacità di Dumbia di proporsi come attaccante aggiunto alla fine. Però la sconfitta di Caserta sta anche nel fatto che ha giocato mezzo tempo in in superiorità numerica, quindi. Però no, invece Catanzaro mi ha meravigliato, perché di solito momento Padalino in carriera è abituato a perdere con le piccole, cioè Grottaglie, Gavorrano, lui c'ha questa abitudine. Però intanto ha vinto, intanto l'ho visto. Catanzaro non ce la faceva più. Una cosa nella passata è che comunque in queste ultime due partite io ho visto un Foggia, anche se nell'ultimo un po' deconcentrato, ma che si è ripreso nel secondo tempo, mentre ho visto un Matera che l'altra volta ha vinto all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, e un Lecce che anche se ha recuperato la partita precedente, due gol sull'uno, non ha giocato ai livelli di Lecce. Questo bisogna anche dire che da un punto di vista atletico e fisico lo staff sta facendo un lavoro importante, insomma. Cioè, nel senso che nel senso che comunque bisogna capire anche che il lavoro è dovuto essere fatto con 4 mesi di ritardo, e adesso qualche risultato lo vediamo. Vai da Catanzaro a Pizzo Calabro, è vicino. Il diminutivo di Pizzo qual è? Il Pizzino. Allora il Pizzino, velocemente qualche notizia dalla Lega Pro. C'è questo passaggio a proposito di Messina, questo passaggio di proprietà che sembrava fatto, non è fatto, è fatto, non è fatto. Dovrebbero passare il 70% delle quote che appartenevano a Straguzzi Olivero, dovrebbero passare a questo duo di imprenditori del ramo della grande distribuzione, dei mercati calabresi, che si chiamano Marciano e Gerace. In questa settimana dovrebbe esserci l'ufficializzazione del passaggio delle quote, e quindi un nuovo assetto azionario del Messina. Si è dimesso l'amministratore delegato Tiri, l'Agraga ha segnato un pietoso velo, perché insomma la squadra che è peggiorata, cioè, ha venduto tutti, per cui insomma farà molta fatica a salvarsi. Taranto, e per chi comincerà a giocarci da adesso in poi, si è stata salvata con il fondi da un gol di un ragazzino, Sicurella, che si chiama al 95esimo, se no avrebbe perso già anche con il fondi. In bilico nel Taranto De Gennaro Prosper, abbiamo parlato, in pole position c'è Ciullo che dovrebbe andare, insomma era in ballottaggio con Guido Colotti, ma mi diceva Peppino giustamente prima che. Allora passiamo ai risultati delle giovanili del Foggia. La Berretti, Foggia fondi 6-1 con il gol del Foggia è stato realizzato da Schena. Gli under 15, Foggia Racing Roma 1-4, il gol del Foggia di Totaro. Poi under 17, Foggia Racing Roma 2-0, qui non ci è dato sapere quali sono i marcatori del Foggia. Poi attenzione, abbiamo giocato contro la Juventus, giusto Mario? Allievi regionali, Juventus e Foggia, Juventus San Michele 4-0, doppietta di un tale De Vivo, no? No, attenzione, è sbagliato, vai, prendi quello. No, è sbagliato perché giocano i gemelli nella squadra. Se gli togli un gol a quello che fa il difensore centrale. Allora ne ho fatto un De Vivo e un altro De Vivo, cioè doppietta dei De Vivo ma separati. Ha segnato anche il difensore centrale. Ha segnato anche il difensore. Gol di Sommella e di Gallo, gli altri due. E diciamo che il Foggia mi segnano aver vinto in 9. Ok, insomma, espulsi due debiti. Che stavano litigando sul gol, sulla paternità del gol. No, c'erano. Allora, Serie D, velocemente, Madrepietra Daunia Gelbison 1-0, Città di Ciampina Manfredonia 1-3, Ercolaneum San Severo 1-1. Promozione Monte Sant'Angelo Sporting Gordone. San Severo è finito in 9, se non erro.
Poi quindi Monte Sant'Angelo Sporting Ordona 2-1, seconda categoria Ischitella Sornarella 0-1. Passiamo al basket, io sono contento perché ho partecipato, io e i miei figli abbiamo partecipato, il mio figlio piccolo Peppino, io nessuno, però attenzione, ho partecipato e lo spiegherò nel momento d'oro della Diamond. Comunque leggiamo prima i risultati, poi diciamo due parole. Altamura Serie C Silver, Altamura Manfredonia 53-63, Vieste Francavilla 58-72, Udas Cerignola Ceglie 70-63, Adria Bari Olimpica Cerignola 43-90, Nardò Castellaneta 104-79, Diamond Foggia Monopoli 85-68, Ruvo Martina 76-62, poi commentiamo anche questa, Mola Ostuni 75-93. Ricordiamo in classifica che la Diamond è comunque quart'ultima con 20 punti. Peppino, ti lascio la parola, voglio dire che insomma è stata un'esperienza molto simpatica per me dal punto di vista tecnico. Devo dire che io sono arrivato al palazzetto con un po' di ritardo per ragioni dei bambini che non si alzavano il pomeriggio dal letto, ed era il risultato 53 beati all'ora, effettivamente il piccolino 53-51 per la Diamond. Nello spazio di pochissimi minuti c'è stato un break e si è arrivato addirittura al più 19, è stato un momento di esaltazione, schiacciate, tiri da tre, devo dire è stato un momento di grande qualità di basket della Diamond in quel momento. E poi anche insomma Domenico prima ha fatto vedere un'immagine di due bambini piccolini che sono i miei figli, a cui Peppino ha concesso l'aeroplanino Peppino, poi ce lo Peppino è uno spettacolo nello spettacolo quando si va a vedere la Diamond. E insomma poi Peppino li ha accompagnati, i miei due figli, alla fine della partita, che hanno fatto le foto con i ragazzi della Diamond, sono stati molto cortesi. Poi, e poi dopo uno, il più piccolino, è riuscito anche a fare canestro sollevato fisicamente da un signore molto gentile anche lui, che l'ha levato e l'ha messo la palla nel cesto. E qui mi fermo, però Peppino passo la parola a te. Beh, per parlare vittoria, insomma, vittoria importante. Noi anzi giovedì sera, a meno che non si giochi mercoledì sera alle ore 20, l'orario è quello, si dovrebbe giocare giovedì, pare che il Vieste abbia chiesto l'anticipo, devono farmi sapere un recupero, stiamo parlando di un recupero, ma non di una gara singola, di una giornata intera, okay, che è stata rinviata al momento in cui è nevicato. La Diamond veniva da tre sconfitte consecutive, aveva vinto a Bari, ma Bari non fa testo, è come quando uno alla Lazio va a vincere a Pescara. Sì, è vero, non fa testo. Anche ieri insomma hanno perso 43-90. E aveva questo impegno, non dico proibitivo, sono quelle partite che tu pur giocando in casa, prima della gara hai 50-50 possibilità di perdere o di vincere. E tu non hai visto la prima parte, quando il Monopoli veramente ha spadroneggiato. E il primo vantaggio della Diamond, perché tu hai detto 50-51 è il punteggio credo dell'intervallo lungo, dell'intervallo del terzo, all'inizio, esatto, dell'ultimo quarto, esatto, e quindi al terzo noi ci abbiamo messo 28 minuti e 57 secondi per passare in vantaggio. Poi dopo li abbiamo massacrati, li abbiamo asfaltati, abbiamo stravinto con pieno merito. E se eravamo sotto anche perché abbiamo sbagliato dei tiri in attacco, cioè arrivavamo alla conclusione ma la palla non entrava per imprecisione nostra, quindi per colpa nostra, non è una scusa che vado accampando, anzi mi sono molto inquietato con i miei. Però ti dico che anche che siamo andati all'intervallo lungo 6 punti sotto, io al ritorno ho detto a Brando Riva, la possiamo vincere, lui mi ha fatto sì con la testa e difatti l'abbiamo vinta, anche perché gli arbitri nei primi due quarti non si erano comportati tanto bene. L'abbiamo vinta e soprattutto abbiamo giocato più o meno al completo, dico più o meno perché erano tutti presenti ma non tutti in ottime condizioni fisiche. Speriamo di potercela fare, anche perché la retrocessione diretta non esiste, è del Bari. Poi nei play-out, se li dobbiamo proprio fare, potremmo sempre giocare con squadre alla nostra portata. Quell'undicesimo posto, che è il limbo, no? La decima e l'undicesima finiscono il campionato con la stagione regolare. Il Foggia c'è anche a pari punti, ma per differenza cesti credo che sia dietro, anche per classifica avulsa. Deve battere il Vieste assolutamente, deve, almeno le partite con le piccole le deve vincere. Credo che se giocano al completo
sono, anche perché Raffaele Ciccone è stato un buon innesto, finalmente siamo in 7.5 quasi, diciamo 7.5 va considerato il vecchio Ciccone a mezzo servizio, insomma, quindi ci stiamo riprendendo. Il campionato è difficile quest'anno perché abbiamo avuto tanti problemi, ma se fossimo partiti al completo a quest'ora eravamo sicuramente nei playoff, non saremmo stati primi perché Udas Cerignola ed il frate Nardò stanno facendo campionato per conto loro. Ma... scherma, dai! Scherma, due microfoni a me, no, facciamo uno a me e uno a Mario, dai, uno a Mario. Una Mario, anzi dividiamoci, tu fai dal punto di vista giornalistico, io faccio una valutazione di tipo diverso. Grande bella prestazione dell'Italia, ma voglio sottolineare un aspetto. Sciabola, abbiamo visto sul podio l'Iran, abbiamo visto sul podio la Corea del Sud. Questo la dice lunga su quelli che sono il panorama della scherma mondiale. Questo la dice lunga. L'uniche due, prima diciamo che la scherma era un affare europeo, l'Ungheria, la sciabola, palla Ungheria, l'Italia. Oggi si è profondamente e prorompentemente presentata l'Iran, la Corea del Sud. Ciò significa che la scherma sta prendendo una dimensione mondiale. Allora è un fatto estremamente positivo, anche perché ciò avviene perché i grandi maestri italiani girano a livello mondiale e vanno a insegnare scherma in tutte le parti del mondo. Però ecco, a parte il discorso giornalistico che farà abilmente e molto puntualmente Mario, io vorrei dire una cosa, c'è anche un aspetto dirigenziale, secondo me un aspetto di dirigenti nel futuro della scherma. Bisogna sicuramente a livello federale pensare e immaginare di migliorare profondamente il prodotto di una federazione è sicuramente lo spettacolo, lo sport e i campioni, ma bisogna anche pensare che per competere a livello mondiale bisogna anche avere una grande organizzazione dirigenziale con una divisione di e con un'apertura a tematiche che siano anche oltre quello della semplice preparazione atletica olimpica, per cui questo è l'obiettivo, è quello che io spero di poter trasmettere in federazione con la mia presenza eccetera. Lascerei sicuramente la medaglia di argento meravigliosa, sì, secondo me era d'oro, bisogna dire che insomma la scherma ieri ha lasciato l'Italia per l'unica tappa della Coppa del Mondo di sciabola a Padova, che è sempre un'organizzazione estremamente importante anche per il luogo dove viene fatto la manifestazione. L'Italia di sciabola ha perso la finale 45-44, tra l'altro una finale, consentimi, commentata malissimo dai telecronisti della Federazione Italiana a Scherma. Fai anche questo. La di Tranzo però è probabilmente più la moglie di un allenatore dei quattro, e quindi insomma le cose devono essere dette. Tra le cose che devono essere dette, che non ha detto nessuno, e questo mi dispiace molto, è che l'Italia è arrivata in finale perdendo la finale 45-44 con uno soltanto dei suoi quattro schermitori ad aver chiuso con un più 19, e tu sai bene che cosa significa, cioè ad aver vinto tutti gli incontri disputati dal primo turno alla finale, e questo è stato Luigi Samele. Non l'ha detto nessuno, allora continuiamo sempre a parlare di Montano, di Curatoli, che è l'emergente. Io dico che dei quattro sciabolatori che hanno condotto la gara squadre all'argento, l'unico sempre positivo è stato Luigi Samele. Fallo dire a me, prima perché sono lo zio e secondo perché poi probabilmente è perché è foggiano e perché probabilmente, io credo sempre, così mi hanno insegnato ormai da 35 anni, che il giornalismo è fatto prima di tutto di numeri, poi probabilmente anche di simpatie, però prima di tutto di numeri. Basta. Allora chiudiamo Domenico, chiudiamo il pezzissimo. Velocissime, ancora il basket, la Serie B, Allianz San Severo, Porto Sant'Elpidio 78-49, Cus Foggia, basket Serie D, Angiulli Bari, Cus Foggia 65-67, volley under 18, volley capitanata, volley club Manfredonia 0-3. Poi Serie B è ASD Udas Volley Pallavolo Andria 3-1. Poi ancora altri sport, nasce il progetto Fovia Embers N6 Tools, che ha come obiettivo quello di valorizzare i giovani talenti e tecnici foggiani. Nello staff della giovane società foggiana di baseball, alcuni pilastri come l'ex giocatore del Baseball Club Foggia Salvatore Strippoli.
Stripoli, quello di Ripoli, l'angolo dei saluti. Bisogna anche aggiungere, però, non so se l'hai già detto o mi sono distratto adesso nelle scorse settimane, che l'altra squadra di baseball è stata ripescata in Serie A. No, non ci è arrivata, ecco, questa, quindi l'altra squadra di baseball disputerà nuovamente il campionato di Serie A perché tra le formazioni ripescate, quindi adesso ci sono due differenze, cioè una squadra che farà il professionismo e rifarà la Serie A e un'altra squadra che invece ha scelto di fare un gruppo esclusivamente composto da foggiani e partirà dalla Serie C. Grazie per la solida puntualità di Mario dal punto di vista giornalistico. Vai velocemente anche l'angolo dei saluti, salutiamo la nostra utente tifosa Concetta Riccardi che ci segue da Parma. Concetta, mi raccomando, il solito selfie quando ci guardi. Poi salutiamo anche Wells Satanelli Foggia che ci fanno i complimenti miei, li ometto, li faccio volentieri a Mario, che perché sei reputato molto competente, il tuo blog evidentemente sta avendo grande successo perché è comunque un innovativo, come diciamo sempre. E salutiamo anche il dottor Meola che si dice essere quasi parente di Peppino, e ti fa, e fai complimenti a tutti. Ce lo dice, per cui vabbè, il santo del giorno è San Paolo Michi. Ricordiamo sempre foggiasport24.com e ricordiamo sì, ovviamente a seguire ci cliccate mi piace, ringraziamo Caricone, non solo audio, e ricordiamo anche il venerdì sera la diretta Facebook di guida al campionato. E poi cosa? Bonito Atletico. Sì, vabbè, due parole, mister, dai, due parole. Abbiamo giocato a Bonito contro quella che era la quinta che ci precedeva in classifica di un punto. Abbiamo giocato su un campo molto difficile, anche perché il Bonito, ad esempio, sul suo campo di casa aveva battuto anche Lanzano, che oggi è terzo, e aveva messo in difficoltà altre squadre. Abbiamo vinto 1-0 con una gara molto 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 attenta, Bombito, molto intelligente. I ragazzi hanno saputo lottare, soffrire. Siamo davvero molto molto contenti. È chiaro, oggi siamo al quinto posto, abbiamo una gara da recuperare, andiamo così, vogliamo sempre basso, piedi per terra, senza farci condizionare, senza fare voli pindarici. Gli auguri a un altro Paolo, oggi è San Paolo Michi, ma è Paolo De Giovanni, oggi compie 62 anni, tanti auguri. Ricordiamo che oltre ad essere stato un glorioso terzino e compaesano dei miei genitori di San Marco in Lamis, glorioso terzino del Foggia, del Genoa e di tante altre squadre della regina, è stato anche l'unico allenatore delle giovanili che ha vinto due coppe e due scudetti con gli allievi professionisti nel 2001-2002. Concludo solo dicendo, il marcatore che è Seca, che ha segnato il 14° gol ed è vice capocannoniere. Lo mandiamo l'anno prossimo? Vediamo. Lo facciamo crescere, dai. Sì. Lo faremo crescere sicuramente. Siamo in chiusura, ringrazio tutti, abbiamo fatto veramente tardissimo. Giovanni, che devi dire? No. Di la cattiveria? No, non si può dire? Microfoni spenti. Allora spegniamo il microfono e sentiamo la cattiveria. Alla prossima, ragazzi. Io ho capito.